Raffigurazioni sì, si possono fare tranquillamente, sono state rifatte da questi circle makers che sono specializzati in questa... che è stata, c'è un sito www.circlemakers.org e spiegano anche come fare. Sì. Devo dire che però io un paio d'anni fa ho analizzato le spighe di grano, non io, le ho portate da dei chimici, che sono state ritrovate a Milk Hill, sempre in Gran Bretagna, dove poi è comparsa una formazione enorme, sembrava quasi una galassia a spirale, erano 400 cerchi, quindi impossibile pensare che sia stata fatta di notte, di nascosto, da burloni con corde e pali. La cosa curiosa è che le spighe piegate erano state completamente disidratate, quelle vicino, che non erano piegate a 90 gradi, invece no, non avevano modificazioni interne di questo tipo. Questo è curioso perché se noi andiamo e schiacciamo il grano non produciamo questo tipo di effetto. Allora c'è qualcosa che piega queste spighe, perché, e chiaramente questi sono disegni che mostrano una forma di intelligenza, non sono certo le trombe d'aria come si diceva tanti anni fa, o addirittura i porcospini in amore, non oso pensare. Sì, si è detto anche questo. Ma c'è bella attività, c'hanno i porcospini in amore. Porcospini inglesi. Ringraziamo le edizioni mediterranee per le immagini che ci hanno concesso. Aprire una piccola parentesi. Certo. Lo sa come fanno l'amore i porcospini? Attenzione, perché temo che ci sia sotto qualcosa. No, no, con molta precauzione. E qui la scienza si espressa. Tratte dal libro di Michael Eseman, I nuovi cerchi del grano, erano queste immagini. Allora, adesso andiamo nel Tassili-Najjer, giusto? Sì. Pronunciato bene? Grazie, dottore. Una zona desertica dell'Algeria. Allora, si trova in questa zona una serie di incisioni risalenti ad un'epoca che si aggira tra i 6.000 e i 10.000 anni. Tra questi spicca un graffito denominato il Gran Dio Marte. Eccolo, lo stiamo vedendo. Che cosa rappresenta, dottor Lissoni? Ufficialmente dovrebbe essere uno stregone con un copricapo rituale. In realtà lo stesso scopritore, l'archeologo Henri Lotte, quando ha visto questa figura così strana, ha notato che la grandissima somiglianza con le tute degli astronauti, e l'ha ribattezzato umoristicamente il Gran Dio Marte. La cosa curiosa è che su queste rocce abbiamo tantissime raffigurazioni di questo tipo, di uomini che sembrano essere scafandrati addirittura con delle tute, tant'è che l'archeologia ufficiale ha ribattezzato questo periodo fase delle teste rotonde. Dire che siano soltanto degli sciamani forse è un po' forzoso. Potrebbero essere visitatori che nel passato sono scesi sulla Terra? Chissà. Ingegnere, cosa ci vedi? Rivediamoli un po', da che ci siamo, eccolo qua. Vede, io da ragazzo studiavo la pittura, poi ho smesso. Perché? Perché mi sono accorto che con le immagini non si riesce a raccontare niente di molto chiaro. Prendi Leonardo, faceva dei bei pupazzi. Discreti. E la Gioconda, che pensava davvero la Gioconda? Tu lo guardi, ci puoi ragionare per 30 anni, gli dice una cosa, era un uomo, era una donna, puoi fare tante congetture, non ti dice niente. Prendi Leone Tolstoi, che ti racconta cosa pensano i suoi personaggi, ti sembra di starci dentro, e dice perché lo pensa, quando l'ha pensato, che esperienza ha avuto, cosa sta per fare, cosa gli dispiace, perché è un po' cretino, perché è un po' furbo, ti spiega tutto. E perciò io ho smesso di dipingere, proprio per questa impossibilità di trasmettere messaggi con la grafica, e preferisco scrivere, scrivo libri, e lì dico le cose proprio chiare, chiare. Devo dire che io raffiguravo benissimo gli extraterrestri, pur non avendone mai visto uno, questa è una dichiarazione assolutamente che fuga ogni dubbio, perché non sapevo disegnare, quindi quando dovevo rappresentare un albero veniva uno sgorbio, quando dovevo rappresentare un umano non ne parliamo proprio. Magari anche questo era uno che sapeva disegnare così bene. Certo, se c'è qualcosa di strano, comunque, beh, insomma, mi piace molto questa trasmissione perché abbiamo le due visioni di questo tema. Ce n'è un altro interessante adesso. Sì, i nazi UFO. Eccoli qua che ora arrivano. Queste immagini sembrano UFO, ma in realtà sono avioggetti costruiti dagli ingegneri aeronautici del Terzo Reich e della Regia Aviazione Italiana. Negli anni 20 e 30 molte persone testimoniarono tutte insieme di aver visto UFO. Potevano essere queste sperimentazioni fatte all'epoca?
Eh beh, effettivamente sembrano, ecco, guarda, questo sembra un disco volante, proprio, vero e proprio. Ecco, vediamo poi delle stampe dell'epoca. Giornale dell'epoca, i dischi volanti furono ideati nel 42 in Italia e in Germania. Queste sono le informazioni recenti. Ecco, altre sperimentazioni sono state fatte dagli americani, che hanno costruito questi oggetti, dovremmo vederlo adesso, Avrocar. Riusciamo a vederlo, questo strano oggetto? Eccolo qui, guarda. Avrocar, questo è un disco volante. Vedi che c'è l'uomo che sbuca da lassù. Sì, in realtà questi sono velivoli che si basano sul principio dell'elica intubata, quindi l'elica all'interno, in realtà è come se fossero degli elicotteri molto particolari. L'aspetto interessante qual è in realtà? Allora, noi adesso abbiamo visto una carrellata di immagini che andavano dalla preistoria sahariana fino ai giorni nostri, quindi la gente ha continuato a vedere comunque cose strane nel cielo. Per quanto riguarda i dischi nazifascisti, questa è una ricerca che ho fatto assieme al collega Roberto Pinotti, sono saltati fuori dei documenti in cui si dice che durante il ventennio fascista queste cose erano state viste dalla gente e Mussolini, pensando a armi segrete di qualche potenza avversaria, aveva dato ordine di studiarli e ha cercato di ricostruire questi oggetti, questi ordigni. La stessa cosa ha fatto Hitler. E a guerra finita sia gli americani sia i russi hanno recuperato questi prototipi, che peraltro non avevano prestazioni eccezionali, volavano anche abbastanza male e il più delle volte esplodevano. Hanno cercato di ricostruirli, come nel caso dell'Avrocar, che poi è finito a Malton in Canada in un museo, e sono progetti che sono stati però accantonati, ma si partiva proprio dagli avvistamenti delle persone, quindi da... Ecco, io credo che abbiamo anche un filmato in RVM che ci propone Marco Bazzi. E poi dovremmo avere delle telefonate, insomma. Il mantel, ce l'abbiamo? Se no, eccolo qui, guarda. 7 gennaio 1948, sono le 2 del pomeriggio. A Madisonville, nel Kentucky, decine di persone telefonano alla polizia. Uno strano oggetto circolare, con un alone di luce rossa, sta sorvolando la zona. L'aeroporto militare di Fort Knox entra in allarme. Il comandante dà ordine di inseguire l'oggetto a una squadriglia di caccia P-51, che è comandata dal capitano Thomas Mantell. Mantell ha solo 25 anni, ma è un veterano della Seconda Guerra Mondiale. Sarà la prima vittima.